La serie è ambientata nell'anno 1962 in un universo parallelo. Il potere dell'asse composto dai nazisti tedeschi e dai giapponesi imperiali ha vinto la Seconda Guerra Mondiale e sono ora i governanti del mondo intero. In questo universo, il presidente eletto degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt è stato assassinato in mezzo alla guerra e il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki non è mai avvenuto. Invece, i tedeschi hanno sganciato una bomba atomica su Washington DC e hanno indebolito i paesi degli alleati. Nel mondo attuale, i tedeschi governano tutta l'Europa e l'Africa e l'impero del Giappone controlla tutta l'Asia. Tuttavia, il punto di potere è fissato negli ex Stati Uniti, che da allora sono stati divisi in due parti, il Nord America occidentale governato dai giapponesi e l'America nordorientale e del Midwest controllata dal Grande Reich nazista, chiamato anche GNR. La bandiera americana ha una svastica al posto delle stelle, a indicare la sua completa resa ai nazisti. Sebbene i due imperi abbiano vinto la guerra mano nella mano, da allora c'è stata una relazione da guerra fredda tra loro. Si dice che dopo la morte dell'attuale Führer, Hitler, il suo prossimo comando prenderà il controllo su tutti gli stati giapponesi e si dichiarerà il governante del mondo. In entrambi gli imperi, gli americani sono soggetti al razzismo e hanno meno diritti dei tedeschi e giapponesi nei rispettivi stati. La polizia può uccidere qualsiasi americano se lo trova sospetto, senza dover rispondere a qualcuno. C'è una zona neutrale tra due ex stati americani, che comprende le montagne rocciose. Serve come zona neutrale dove non sono presenti nessuna delle regole dei due imperi. È anche un nascondiglio per il gruppo di resistenza, che protesta costantemente per i loro diritti e la loro libertà. Ci viene quindi presentato Joe Black, che vive nella New York occupata dai nazisti. Stanco di essere schiavo dei tedeschi, sta cercando di far parte di un gruppo di resistenza. Da varie fonti, ha finalmente scoperto l'indirizzo del leader del gruppo di New York. Mentre si reca in quel posto, vediamo i cartelloni pubblicitari di Times Square pieni di propaganda nazista e pubblicità sul Führer. La sede risulta essere una compagnia di navigazione, e il capo è un manager di nome Don. Joe gli dice che è un ribelle, ma Don gli ride in faccia. Joe ha ottenuto il loro indirizzo, il che significa che è già qualificato per essere loro alleato, ma secondo Don uno come lui svelerà tutti i suoi segreti alla polizia se catturato. Joe dice al manager che la sua volontà di combattere non è così debole, e alla fine Don gli dà una possibilità. Come primo compito, gli viene chiesto di guidare un camion pieno di macchine da caffè a Cannon City nel Colorado, che è una zona neutra. Joe chiede cos'altro contiene il camion, ma gli viene chiesto di fare come gli è stato detto senza fare molte domande. Poco prima che se ne vada, il posto viene attaccato dai nazisti. Joe riesce a fuggire, mentre Don viene catturato e arrestato. Si scopre che il terzo ufficiale di grado nazista più alto, Obergruppenführer Smith, ha iniziato l'incursione. Era un capitano dell'esercito americano prima di unirsi ai nazisti, e ora è leale a loro. Quando gli viene detto di Joe e del camion, l'Obergruppenführer ordina alla sua gente di fermare il mezzo a qualsiasi costo. Veniamo quindi portati a San Francisco, una città a ovest governata dal Giappone. Juliana è un'esperta di Aikido e un'americana felice che vive sotto il controllo giapponese. Un giorno, dopo l'allenamento, viene avvicinata dal suo amico di nome Doni, a cui piace la ragazza. Le chiede di uscire per un appuntamento, ma Juliana rivela che ha già un ragazzo di nome Frank. Più tardi quel giorno, incontra sua sorella Trudy, che era scomparsa nell'ultima settimana. Trudy è felice di qualcosa e afferma che la loro vita sta per cambiare per il meglio. Vediamo poi Juliana incontrare il suo ragazzo Frank, che è bravissimo nell'arte. Tuttavia, poiché i giapponesi non sono grandi fan dell'arte moderna, ha accettato un lavoro come un meccanico in una fabbrica. Mentre chiacchierano, scopriamo che Frank è ebreo e vive sempre nella paura dei nazisti. Per questo Juliana non vuole avere i suoi figli, perché anche loro saranno costretti a temere ogni giorno della loro vita. Dopo l'appuntamento, Juliana sta tornando a casa, quando all'improvviso Trudy la ferma. Le porge freneticamente un film e afferma che è la loro unica via per la libertà. Detto questo, scappa e viene uccisa dalla polizia pochi minuti dopo. Juliana ne è testimone e corre nel suo appartamento prima di riprodurre il contenuto del film che si chiama The Grasshopper Lies Heavy. Mostra un mondo in cui i nazisti sono stati sconfitti e come si è svolta la politica mondiale dopo ciò. Juliana è scioccata mentre il video le dà un assaggio di libertà e le fa venire voglia di combattere. Dopodiché, scopriamo che il film è un prodotto distribuito da qualcuno di nome The Man in the High Castle. Nemmeno i funzionari di alto rango sanno chi è o cosa vuole, ma sembra essere un alleato del gruppo di resistenza che ha accesso a cose che le persone normali non hanno. Il governo ha messo al bando questi film, ma continuano a essere distribuiti segretamente. Frank arriva a casa e impazzisce dopo aver scoperto che Juliana ha un film. Vuole consegnarlo alla polizia come prima cosa il mattino seguente,
in modo che non finiscano nei guai. La mattina dopo, Juliana trova un biglietto per Canon City con un indirizzo e un'ora. È chiaro che sua sorella doveva portare il film in quel luogo, ma ora è una sua responsabilità. Quando Frank non è nei paraggi, scappa con il film verso la stazione degli autobus. Nasconde anche il film sotto un altro per nascondere la storia nel caso venisse scoperta. Nella scena seguente, veniamo condotti all'ambasciata tedesca nell'impero governato dal Giappone. Un comandante nazista di alto rango, Hugo, incontra il ministro del commercio giapponese Tagomi, che è venuto per informarli dell'arrivo del principe e della principessa giapponesi. Anche l'ambasciata tedesca deve essere addobbata secondo il loro gusto, che non soddisfa i tedeschi. Tuttavia, accettano di farlo per evitare tensioni indesiderate. Da qualche altra parte, Don è stato legato al soffitto e torturato. L'Obergruppenführer e il suo braccio destro Eric vengono ad incontrarlo, ma Don rimane infastidito dalla loro presenza e continua il suo silenzio. Nel frattempo, il camion di Joe si ferma per strada a causa di una gomma a terra. Mentre un uomo gentile lo aiuta a sostituirla, Joe nota delle ceneri nell'aria. Si scopre che da qualche parte nelle vicinanze i tedeschi stanno bruciando delle persone mentalmente e fisicamente disabili, perché non vogliono sprecare le loro risorse su di loro. Dopodiché, Joe continua il viaggio fino a raggiungere un posto di controllo della polizia. In un momento di tensione, tira fuori un film da sotto il camion e lo nasconde da qualche altra parte. La polizia non lo trova e lo lascia andare. Come Juliana, il lavoro di Joe è quello di portare il film a qualcuno a Canon City. Juliana incontra un uomo di nome Randall, che avrebbe dovuto incontrare sua sorella. È anche lui un membro della Resistenza e pensa che Juliana non sia adatta al lavoro. Litigano su chi può portare il film a Canon City e decidono che Juliana dovrà farlo perché la persona che riceve il film pensa di incontrare una donna. Sulla strada per la città, la borsa di Juliana viene rubata da una donna, che scappa con tutti i suoi soldi e il film falso. Juliana continua il viaggio senza soldi, fermamente decisa a completare prima il lavoro di sua sorella. Al lavoro di Frank, lui e un collega di nome Ed parlano di politica. Poco dopo, lui e Randall, con cui Juliana stava parlando in precedenza, vengono arrestati per aver nascosto il film dalla polizia. Juliana raggiunge l'hotel a Canon City e aspetta la persona che dovrebbe incontrare. Mentre è lì, incontra Joe che paga il suo pasto perché le è stato rubato il portafoglio. Chiacchierano per un po' e fanno amicizia tra loro. Vediamo poi Joe fare una telefonata all'Obergruppenführer, rivelando di essere una spia che lavora per i nazisti e il responsabile dell'arresto di Don. Tornando a San Francisco, Frank e Randall vengono imprigionati e torturati. L'agente Kido minaccia di uccidere l'intera famiglia di Frank se non rivelerà la posizione di Juliana entro il giorno seguente. Più tardi, Frank e Randall vengono lasciati soli, e quest'ultimo chiede a Frank di non parlare con nessuno di Juliana, perché quello che sta facendo è più importante della famiglia di Frank. Alla fine, la sorella di Frank, Laura, e i suoi due figli vengono portati alla stazione di polizia e gli viene chiesto di aspettare in una stanza. Kido dice a Frank che li avveleneranno tutti e tre entro mezz'ora, e gli dà del tempo per pensarci. Tornando a Canon City, l'amicizia di Juliana e Joe si approfondisce, ma Joe ha iniziato a sospettare che sia una ribelle. Juliana inizia a lavorare come cameriera nella tavola calda. Incontra un cliente di nome Alan, che sta leggendo una Bibbia. Quando Juliana mostra interesse per questo, le dà il nome di un negozio dove può acquistare il libro. Va quindi al negozio, mentre viene osservata da Joe. Contemporaneamente, a New York, l'Obergruppenführer e il suo assistente Eric vengono attaccati da un gruppo dei ribelli. L'Obergruppenführer riesce a ucciderli tutti e ad arrestare un uomo di nome Doug per interrogarlo. Altrove, Juliana incontra di nuovo Alan e afferma di avere qualcosa di importante da dirgli. Decidono quindi di incontrarsi su un ponte di notte. Prima di partire per l'incontro, Juliana consegna a Joe una lettera e gli chiede di spedirla a sua madre nel caso non dovesse tornare. Joe chiama l'Obergruppenführer, chiedendogli di scoprire di un uomo di nome Alan, che lui sospetta essere un ribelle. Dopo la telefonata, legge la lettera in cui Juliana ha raccontato a sua madre il meraviglioso mondo che il film le ha mostrato. Incapace di controllarsi, anche Joe guarda il film che possiede. Vedendo una realtà alternativa, il suo cuore viene riempito dalla volontà di reagire. Presto viene informato che Alan non è un ribelle, ma una spia nazista come lui. Sapendo che la vita di Juliana è in pericolo, Joe tira fuori la sua pistola e va al ponte. Tornando a San Francisco, Randall viene portato via per essere giustiziato. Kido chiede a Frank di rivelare la posizione di Juliana per l'ultima volta, ma lui tace. Di conseguenza, un gas velenoso viene rilasciato nella stanza dove sono presenti Laura e i suoi figli, mentre Frank viene preso per essere giustiziato insieme a Randall. Pochi minuti prima della sua esecuzione,
Kido trova la donna che ha rubato a Juliana sull'autobus. Dopo aver scoperto il film falso, presumono che Juliana e Frank siano innocenti. Frank viene salvato pochi secondi prima della sua morte, ma la sua famiglia muore a causa dell'errore di Kido. Poco dopo, sul ponte, Alan cerca di uccidere Juliana, ma viene interrotto dall'arrivo di Joe. Juliana spinge quindi la spia giù dal ponte e la uccide. Subito dopo scoppia a piangere, mentre Joe la tiene tra le braccia. Tornano in hotel, dove Joe aiuta Juliana a rilassarsi. Nonostante il fatto che il senso di colpa per aver ucciso una persona la appesantisce, riesce a mantenere la calma. Chiede a Joe se ha letto la lettera che ha lasciato per sua madre, e lui risponde con un sì. A Juliana non importa, perché si fida di lui e pensa che l'abbia fatto perché era preoccupato per lei. I due devono lasciare l'hotel il prima possibile, perché un agente nazista morto significa che altri verranno a cercarli. Si accordano quindi per fare il check-out in orari diversi per evitare di essere sospettati. Tornando a San Francisco, Frank torna nel suo appartamento e va a dormire. Quello che ha passato nelle ultime 24 ore lo ha indebolito fino in fondo. Ed viene a incontrare il suo amico, ed è felice di vederlo vivo, ma Frank non mostra nessun interesse per le sue preoccupazioni. Frank riceve anche una lettera ufficiale dalla polizia giapponese, riguardo a un funerale tenuto per Laura e i suoi figli morti. Va quindi alla stazione di polizia e identifica i cadaveri come la sua famiglia. Quando ha finito, il dolore di Frank si è trasformato in rabbia. Vuole vendicarsi con i giapponesi per aver ucciso la sua famiglia innocente e ha un'occasione perfetta per farlo quando il principe e la principessa giapponesi arrivano a San Francisco. Al ritorno a casa, Frank riceve una chiamata da Juliana, ma la interrompe bruscamente. La incolpa per le morti e non vuole associarsi a lei fino a quando non si sarà calmato. Da qualche altra parte, l'Obergruppenführer riceve una chiamata da Joe e chiede se ha trovato altri ribelli nella tavola calda, riferendosi a Juliana. Tuttavia, Joe mente, affermando di non sospettare di nessuno, ma di voler aspettare una settimana per confermare. L'Obergruppenführer ordina diversamente, perché i ribelli sarebbero dovuti arrivare in quei giorni, e la loro assenza significa solo che hanno scoperto il piano dei nazisti. Joe accetta, e va a una stazione di servizio per prepararsi al viaggio di ritorno a casa. Ci viene quindi presentato un altro soldato nazista, Marshall. È noto per aver ucciso centinaia di ribelli nella zona neutrale, ed è un assoluto seguace della propaganda nazista. Sospetta di Joe, e chiede la sua carta d'identità, cosa che fa litigare i due. Dopo aver confermato l'identità di Joe, l'uomo mostra la foto di Alan a uno spettatore. Qui scopriamo che è l'agente inviato per indagare sulla scomparsa di Alan. Joe incontra rapidamente Juliana alla tavola calda e le racconta del suo incontro movimentato con un'altra spia nazista. Non hanno più tempo per aggirare il problema e hanno bisogno di fuggire il prima possibile. All'inizio, cercano nella diga il corpo di Alan e lo smaltiscono in modo che Marshall non lo trovi. Nel frattempo, Marshall va alla libreria che Alan era solito visitare. Il proprietario Carl afferma di non sapere nulla, finché Marshall non tira fuori una carta con la sua vera identità. Si scopre che Carl è un rifugiato ribelle dell'Ohio. Per salvarsi la vita, l'uomo racconta a Marshall di una ragazza che è venuta a comprare la Bibbia secondo il suggerimento di Alan. Nonostante abbia ottenuto le informazioni che voleva, Marshall non risparmia Carl e pone fine alla sua vita. Non solo questo, ma lascia un messaggio appendendo il suo cadavere davanti a chiunque e ordinando loro di farlo marcire. Dopodiché, continua la sua ricerca e finisce fuori dalla tavola calda in cui lavora Juliana. Uno sconosciuto afferma di sapere dove si trova Alan, ma chiede a sua volta dei soldi per le informazioni. Marshall gli fa spifferare tutto ciò che sa e parte per il ponte dopo aver scoperto che quello è l'ultimo posto in cui Alan è stato avvistato. Tornando a San Francisco, il principe e la principessa stanno facendo una passeggiata in un parco con molti consiglieri. Dopo l'evento, il principe racconta in privato alla principessa le sue preoccupazioni in merito alle crescenti tecnologie naziste. Hanno superato il Giappone in molti modi, e devono essere fermati prima che un'altra guerra mondiale scoppi dopo la morte di Hitler. Nella scena successiva, vediamo il ministro del commercio, Tagomi, parlare con uno scienziato nazista di nome Wegener. Sono qui per fare un affare molto importante, che potrebbe avere un enorme impatto sulla storia mondiale. Wegener conosce la ricetta per una bomba atomica che i nazisti possiedono, ma che il Giappone non ha. È disposto a condividere la ricetta con il ministro della scienza giapponese, in modo che il paese possa essere pronto nel caso vengano attaccati. Tagomi chiede a Wegener di consegnare la ricetta al ministro della scienza giapponese il giorno del discorso del principe ereditario, perché è quando tutti saranno distratti. Il principe e la principessa incoronati incontrano quindi l'ambasciatore nazista per discutere del discorso che il principe sta per consegnare a una folla di residenti di San Francisco.
L'ambasciatore suggerisce di annullare il discorso in quanto potrebbe non essere del tutto sicuro, ma il monarca si fida del team di Kido per garantire la completa sicurezza. Nessuno oserebbe toccarlo con un dito, dopotutto è il principe dell'intero impero giapponese. Tornando a Canon City, Joe e Juliana si stanno sbarazzando dell'auto di Alan quando trovano una mappa all'interno. Un luogo segnato incuriosisce il loro interesse e decidono di viaggiare lì per vedere di cosa si tratta. Allo stesso tempo, Marshall raggiunge il ponte e trova un disegno di Juliana che aveva lasciato cadere quando è stata lì con Alan la scorsa notte. L'errore potrebbe costarle la vita, ma è impegnata a esplorare il luogo mappato con Joe. Si scopre essere un campo in cui i rivoluzionari vengono rinchiusi e torturati. L'orribile vista di una donna morta incatenata li scuote entrambi. Accanto al cadavere, c'è un elenco di rivoluzionari che sono stati uccisi o devono ancora essere catturati. C'è anche il nome di Trudy, ma ciò che li sconvolge di più è il nome del proprietario della locanda, Lamuel. Ciò significa che la persona con cui Juliana ha lavorato fino ad ora è un ribelle. Marshall è alla tavola calda con Lamuel, mentre gli chiede se ha visto Juliana in giro per il quartiere. Il proprietario rivela che lavorava per lui, ma mente sul fatto che siano scomparsi alcuni giorni fa. Nel frattempo, Frank non è ancora nel giusto stato d'animo. Cerca continuamente di ottenere maggiori informazioni sul principe giapponese, ascoltando la radio senza sosta. Lo vediamo poi fabbricare una pistola per se stesso, perché lavora in una fabbrica che produce le sue parti. Eddie chiede per cosa vuole utilizzarla, ma Frank non risponde. Più tardi quel giorno, Ed sorprende Frank ad esercitarsi a sparare nel suo appartamento. Chiede attentamente se Frank ha intenzione di assassinare il principe, ma di nuovo non ottiene una risposta. Ed dice a Frank di pensare a ogni passo che fa, perché non sarà perdonato dalla polizia se fa qualcosa di irrazionale. Nella scena successiva, Joe e Juliana stanno tornando alla tavola calda, prima che Marshall li fermi. Juliana scappa per salvarsi la vita e si nasconde all'interno di una casa abbandonata, il tutto mentre viene seguita da lui. Dopo alcuni minuti di ricerca, si trovano faccia a faccia e Marshall è a pochi secondi di distanza dal farle saltare la testa con il suo fucile. Tuttavia, proprio in quel momento, Joe arriva in suo aiuto e mette fuori combattimento il nazista prima di scappare con Juliana. Si nascondono in una casa vicina, ingannando Marshall facendogli credere che siano scappati. Solo dopo che se ne va con la sua macchina, sospirano di sollievo. Per cercare rifugio, vanno a casa di Lamuel. Lui ascolta la loro storia, prima di chiedere del film che ha ricevuto da Trudy. Tuttavia, Juliana insiste sul fatto che consegnerà il film solo all'uomo nell'alto castello, perché non si fida di nessun altro. Lamuel promette quindi di portarli dall'uomo cercato la mattina seguente. Joe poi ci sorprende raccontando tutte le informazioni all'Obergruppenführer Smith, ma non parla della parte in cui ha aiutato Juliana. Arriva il mattino, e Lamuel porta Joe e Juliana a fare un'escursione nei boschi. Tuttavia, a metà strada, vengono circondati da un gruppo di rivoluzionari che riconoscono Joe come una spia. Lui dimostra la sua innocenza mostrando loro il film, che non avrebbe portato se fosse effettivamente una spia. Inoltre, anche Juliana si schiera dalla sua parte, poiché l'ha aiutata contro i nazisti più volte. Lamuel si scusa per la disinformazione e chiede loro di andare in un posto dall'altra parte della collina per stare lontano da Marshall che li cerca disperatamente. Altrove, Wegener sta preparando un microfilm con informazioni su come produrre una bomba atomica. Deve consegnare questo film al ministro della scienza giapponese durante il discorso che avverrà tra breve. Ore prima del discorso, Frank compra un mucchio di proiettili sotto il nome di un giapponese che vive in Tibet. Il proprietario del negozio lo aiuta quando gli viene offerta un'assurda somma di denaro. Ed trova la pistola carica e cerca di impedire a Frank di fare qualcosa di stupido. Nella lotta che ne segue, Frank viene colpito alla spalla, ma riesce a rinchiudere Ed dentro una stanza e si dirige verso il discorso. Juliana sta cercando di rubare un'auto per la loro fuga, ma Marshall la coglie sul fatto. Si allontana quindi in fretta, finendo per fare un incidente che la brucia viva. Marshall ispeziona il suo cadavere in fiamme, prima di confermare che è morta. Quello che non sa è che era un piano stabilito da Joe e Juliana per toglierlo dalla loro schiena. Quando tutto si calma, Juliana chiama Frank, ma Ed risponde al telefono. Le dice tutto quello che Frank ha fatto, spingendola a prendere immediatamente l'autobus successivo per San Francisco. Joe la guarda andare via sotto shock e si sente tradito. Intanto, a San Francisco, il discorso del principe finalmente inizia. Wegener è tra la folla che sta per consegnare il microfilm al ministro della scienza. Da qualche parte nelle vicinanze c'è Frank, che si prepara a vendicarsi. Mentre estrae lentamente la pistola, qualcun altro spara al principe prima di lui. L'episodio si conclude mentre osserva stupito il principe ferito.
Per sapere cosa succede dopo, guarda la seconda parte sul nostro nuovo canale Series Recap Edita. Grazie per la visione!